ringrazio la nostra senatrice Daniela Valentini che ha pensato, diciamo, questa revisione della norma e che quindi è la madrina, la madre e la costruttrice di questo percorso che poi è un incontro così bello e riuscito. No, io sarò abbastanza breve, intanto saluto il prefetto che è qui e saluto tutti quanti i presenti che oggi sono venuti a questo nostro convegno che vuole avere questo significato che un po' lo hanno anche espresso molto bene i relatori, i professori, il professor De Marco, la professoressa Testellini e anche il prefetto Gabrielli poi, come dire, ha cioè ben accolto, come dire, il senso del convegno. Il convegno aveva, diciamo, e ha l'obiettivo di mettere a punto le questioni della protezione civile, restituendo un po', diciamo, alle istituzioni, alla politica istituzionale, alle strategie delle istituzioni. Noi stiamo aspettando il ministro Franceschini, il capogruppo del Senato Zanda, il sottosegretario Bocci non è potuto venire, ma c'è, come dire, il prefetto Tronca, perché la riappropriazione della politica istituzionale in questo settore è importante dopo un percorso travagliato del mondo della protezione civile. Abbiamo voluto accogliere con grande anche interesse le esperienze delle regioni, ci sono qua alcune regioni molto significative che stanno affrontando chi bene, chi lo sta affrontando, per esempio il Lazio sta chiudendo il percorso della riforma e della legge regionale, l'Emilia, la Sicilia, le Marche, diceva Gabrielli, un modello, diciamo, importante. E quindi, come dire, abbiamo voluto un po' il mondo del volontariato, ci vedevo prima in sala Patrizia Colodi, ma non, adesso mi sfugge, eccola lì giù, e così il mondo, le associazioni del volontariato, il mondo dei vigili del fuoco, che è presente davvero e che ringrazio tutti quanti in sala con i suoi rappresentanti dei sindacati in particolare. Quindi, come dire, abbiamo voluto mettere insieme un po' tutti, perché? Perché questa è stata una fase nel passato un po' difficile e anche un po' tortuosa, una fase nella quale la protezione civile era un po' troppo ingombrante. C'era sempre, dappertutto, svolgeva a volte, come dire, funzioni che non erano proprie e che quindi hanno anche un po' stordito, confuso, diciamo, la nostra gente, le nostre istituzioni locali e qualche volta anche creato, come dire, vizi, danni, come dire, per quello che riguarda alcune esperienze. In particolare c'è stato, noi abbiamo insieme alla senatrice Amati presentato anche un provvedimento, diciamo una proposta di legge sui vigili del fuoco, perché siamo partiti a voler per la prima volta un po' dopo questa fase distinguere il mondo della protezione civile e i vigili del fuoco. Come dire, i vigili del fuoco non sono la protezione civile e la protezione civile non è i vigili del fuoco. Noi sentivamo, quantomeno non so se ci siamo riusciti, il bisogno di mettere ordine su questo punto e quindi per questo abbiamo voluto rilanciare il corpo dei vigili del fuoco, dare a questo corpo quello che gli spetta, a prescindere da quei temi nei quali però dentro la protezione civile loro sono preziosi. Mi ha fatto molto piacere sentire il prefetto Gabrielli dire: mi sono chiesto in questi anni, meno male, mi sono detto che ci sono i vigili del fuoco. È la prima volta che lo sento dal capo della protezione civile e questo mi fa molto piacere. E quindi per questo noi nel provvedimento che ci apprestiamo a presentare domani e che poi sarà però oggetto di una consultazione con tutti quanti voi, noi prevediamo un incontro con tutte le regioni, con la conferenza Stato-Regioni e un incontro con i sindaci e col presidente dell'ANCI, Piero Fassinotti non è potuto intervenire ma si è già impegnata a organizzare un incontro con l'ANCI sulla protezione civile.
Quindi è per questo che noi dentro questo provvedimento noi inseriamo con grande forza che il coordinamento sul soccorso lo fanno i vigili del fuoco in qualunque situazione di calamità si presenti nel nostro paese. E questo è importante perché aiuta diciamo, una situazione che era e stava un po' in difficoltà. Io devo dire una cosa, sarò breve solo su alcuni punti. Noi siamo voluti partire in questo convegno da un altro punto di vista. Vogliamo riorganizzare e riformare la legge 225 partendo dal punto di vista e dai diritti del cittadino. Che, come dire, in questo nostro paese l'obbligo di garantire i diritti di un cittadino prima e dopo lo stato di calamità non c'è, non esiste. Come dire, i cittadini, grazie alla professoressa che ce l'ha proprio illustrato bene, i cittadini sono in difficoltà e quindi partiamo dal diritto del cittadino a essere informato, a conoscere la verità. Perché troppo spesso abbiamo vissuto situazioni nelle quali qualcuno si è arrogato il diritto di non dire tutta la verità per non creare allarmismo. Queste sono confini che non capiamo bene e quindi vogliamo invece che dentro il provvedimento di legge ci sia l'obbligo di informare il cittadino di quello che accade, anche perché la consapevolezza e la condivisione dei cittadini, oltre che un diritto che hanno, è anche una convenienza. Come dire, un cittadino ben informato e ben formato è più consapevole e quindi diciamo il rapporto con i sindaci e con i comuni è fondamentale. Noi abbiamo bisogno di creare e di fare in modo, e per questo faremo con l'ANCI, nella legge lo inseriremo, un percorso di formazione dei sindaci, dei comuni. È molto importante che i sindaci, quando accade qualcosa, hanno già costruito la loro resilienza nel comune. Perché la resilienza, come dire, lo stato di resistenza e di reattività allo stato di calamità che un comune può avere è intanto una base primaria. E quando parliamo di costruzione di resilienza, noi parliamo anche di lotta all'abusivismo, perché anche quello fa parte di una cultura dei cittadini e dei comuni, perché debbono sapere che se c'è l'abusivismo, poi dopo, come dire, la prevenzione non si può fare, poi dopo, come dire, la pianificazione dell'emergenza. Io ringrazio il professor De Marco che ho proprio apprezzato tantissimo la sua introduzione. Quando parla, ma la differenza tra prevenzione e pianificazione dell'emergenza dov'è? Come dire, noi abbiamo separato troppo in questi anni tutto e non siamo riusciti poi, come dire, nelle separazioni delle competenze a dare risposte certe. L'Italia è in difficoltà, questo paese è vero c'è la crisi economica, ma guardate tutti questi scossi di terremoto che arrivano da tutte le parti dell'Italia, no? E creano uno stato di incertezza fortissimo che si accumula allo stato di incertezza, come dire, per il nostro futuro, per il nostro paese. Quindi anche su questo noi vogliamo dare risposte e provare a rivedere quindi un dipartimento nazionale che svolge funzioni di coordinamento, non di azioni per cui il coordinamento manda i volontari, i vigili del fuoco, come dire, no? Quel vecchio modello non funziona più nel nostro paese, quindi un dipartimento che sappia fare a dipartimento, struttura, presidenza, agenzia, non sappiamo bene come, non lo abbiamo ancora individuato, spetta un po' a noi tutti, a voi insieme costruire poi l'obiettivo finale, però certo un dipartimento di protezione civile che faccia altro, che coordini, che abbia l'autorevolezza di coordinare le funzioni dello Stato già esistenti, perché noi in molti ministeri abbiamo
professionalità e risorse che sanno rapportarsi in momenti di pianificazione dell'emergenza, ma che non vengono utilizzati perché sono nei vari ministeri e non sono coordinati da nessuno. E poi abbiamo il problema delle procedure quando la calamità è avvenuta. Come dire, troppo spesso all'Aquila si fa una cosa, in Emilia un'altra, nelle Marche un'altra, in ogni regione quando accade. Noi abbiamo bisogno, ed è pronto il provvedimento, perché si sta lavorando e lavoreremo con un gruppo più ampio da adesso in poi, il provvedimento delle procedure standard, per cui si deve sapere quando accade quello stato di calamità che quella regione, quel comune non deve avviare una trattativa con lo Stato per detassare, per avere i finanziamenti, quanti, come, dopo, quale percorso, come si fa la ricostruzione. Questo deve essere già fissato prima, da regole che lo Stato si dà e che dà ai suoi comuni, alle sue regioni, ma soprattutto ai suoi cittadini. Allora anche il tema dell'assicurazione si vedrà. Se lo dobbiamo affrontare sulla base di fondi e di finanziamenti dello Stato, cioè mettere calare, come dire, sopra la testa di tutto noi, come dire, ipotetiche soluzioni, senza aver prima fissato il sistema che vogliamo, il modello che vogliamo, è importante. Allora, come dire, tutto questo, i comuni, le regioni, lo Stato che svolge le sue funzioni, il cittadino che ha diritto e che quando c'è anche una piccola scossa di terremoto sa cosa fare, perché è informato ed è anche preparato a cosa deve fare, perché noi non sappiamo quando c'è il terremoto, ma sappiamo come si fa e lo sappiamo molto bene, ma lo sappiamo tanto bene che non lo trasmettiamo ai nostri cittadini. Allora, come dire, noi dobbiamo informare e far conoscere loro come si fa, non fare riti nelle scuole per cui una volta l'anno c'è il rito perché i bambini si divertono che se dovesse capitare un terremoto, formare soprattutto partendo dalle nostre zone più a rischio. Allora, come dire, se tutto questo sistema culturale, oltre che integrato, riesce a funzionare attraverso nuove normative dello Stato, forse noi saremmo più attrezzati anche a fare prevenzione, anche a prevenire, come dire, anche tutti quegli abusi. Perché se il cittadino è informato da sempre, da bambino, che quella zona è a rischio, farà più difficoltà poi, quando sarà grande, a costruire una casa abusiva vicino a quel fiume. Perché noi abbiamo anche un grande bisogno che i cittadini siano consapevoli di quello che può avvenire loro. E purtroppo questo non avviene, e non avviene purtroppo né prima né dopo. Questo lo abbiamo visto, che ci sono persone che sono dentro i container o fuori dalle proprie case e non sanno quando entreranno, quando andranno dalla tenda a un altro posto e quando sarà ricostruita la propria casa, come e perché. Allora questo non può essere più. Noi vorremmo, perché guardate, è un problema di finanziamenti, per carità, noi lo sfuggiamo a questo e vedremo come affrontarlo, diciamo, in corso di provvedimenti, ma è anche un problema che tante volte lo Stato non sa per primo cosa succederà dopo. Non lo sa neanche lo Stato, non lo sa neanche la Protezione Civile, non lo sa neanche quel sindaco, non lo sa neanche quella regione, perché non solo gli mancano i finanziamenti, ma gli mancano tutti gli strumenti precedentemente a priori. Allora, è un po' questo il senso, non mi voglio allungare, perché poi potremmo dirne tante, ringrazio qualche qua, vedo il mondo universitario, il mondo della ricerca. Noi, ecco, abbiamo l'obiettivo umile, ma, come dire, speriamo modesto, ma che questa volta funzioni, di mettere insieme tutto quello che abbiamo, e guardate, questo è un paese che le risorse di intelligenza e di professionalità e anche di maturazione ne ha tanta. La politica e le istituzioni spetta di metterli insieme, di ascoltarli e di farli integrare
tenendo poi il più possibile lontano dai partiti, dalle logiche della politica a questo mondo, ma facendo in modo che il Dipartimento faccia la propria parte, le regioni la loro, i comuni la loro e i cittadini, nell'essere informati, non aver violato i propri diritti, però facciano la loro parte. Perché quando i diritti non sono violati, i doveri ci sono e sono pure tanti e devono essere praticati. Quindi ecco un po' questo, grazie, verrà il ministro, ha detto che verrà, noi abbiamo spostato pure la data per il ministro e il senatore Zanda, purtroppo pure noi, pure la senatrice, dovevamo stare in aula perché c'era il presidente del consiglio, oggi si parlava della pena, della... Infatti ci sono problemi sul decreto carcere, questo mi dicono, ci sono un po' di problemi in aula. No, ma poi ci sono problemi in aula, sia Camera e Senato, non mi sfugge quello che stiamo passando, diciamo, da crisi di governo e non solo, e quindi noi siamo qua, però sappiate che se non vedete, diciamo, nel frattempo i ministri che avevano chiesto di venire, noi ci siamo, noi qui rappresentiamo una parte importante di questo governo che vuole su queste cose andare avanti e anche in fretta, approfittando di un governo anomalo, di una maggioranza quantomeno strana, ma proprio per questo vorremmo fare in fretta per dare qualche risposta in più ai problemi che sono così delicati nel nostro paese. Grazie.